Ciao a tutti e ben ritrovati, anche oggi siamo insieme per una nuova puntata di Responsabilità Vinile e anche oggi sono qui per parlarvi di musica, di album che mi hanno influenzato e a cui sono particolarmente affezionato. Sono andato un po' a spulciare nella mia discoteca personale e ho trovato due dischi molto molto belli e di cui vi parlo volentieri. Il primo è di una band storica che ha scritto veramente grandi pagine della musica, che è durata poco dal punto di vista della propria carriera artistica, però poi il cantante e il frontman ha continuato assolutamente, ancora oggi è in viaggio con la sua musica. Loro sono davvero però una band eccezionale, hanno scritto 5 album, questo di cui vi parlo è il terzo. Loro sono i Police, mitici, questo album Zeniata Mondata, uscito nel 1980, il loro appunto terzo album in studio, che insomma è una sorta di spartiacque nella loro carriera, perché arriva poco tempo dopo Regatta de Blanc, che è stato un successo incredibile con brani eccezionali. Citiamo Message in a Bottle, che forse li racchiude un po' tutti, ma ce ne furono davvero tanti. Arriva poco tempo dopo e permette ai Police, da una parte, di raggiungere un successo commerciale fino a quel momento non ancora arrivato. E lo si capisce anche dalla copertina, guardate, contiene il brano Don't Stand So Close to Me, brano famosissimo, bellissimo, però l'indicazione, secondo me, in copertina, che dice: oh, comprate sto disco che c'è questa canzone, ti fa capire come diciamo il movimento commerciale addosso ai Police cominciò a essere più forte, ecco, e difatti fu anche un grande successo di vendite. Dicevo però era uno spartiacque, perché da una parte arriva quello, dall'altra iniziano un po' delle piccole crepe all'interno del gruppo, all'interno dei vari membri della band, e anche secondo me un piccolo periodo di stanca artistica, anche perché lo stile dei Police era riconoscibilissimo, questo mix tra punk, rock, reggae, funk, jazz, new wave, insomma loro mescolavano molto questi generi e ne hanno creato un vero e proprio stile Police. Però dopo 3 album questo genere forse cominciava a essere un po' troppo ripetitivo, e difatti dai dischi successivi ci fu un mutamento di stile dal punto di vista appunto proprio della tipologia di musica, di canzoni, la creazione di canzoni, e anche però un peggioramento proprio dei rapporti interni tra i vari membri della band. Ma noi adesso non andiamo oltre, ci interessiamo di Zeniata Mondata, il loro terzo album 1980, Don't Stand So Close to Me, ma anche Du 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 Da Da Da, gran canzone. Veramente comunque ottimo album lo stesso, anche se appunto magari c'era qualche piccola crepa all'interno della band, però è davvero un cult questo Zeniata Mondata, i Police 1980. L'altro album di cui vi parlo oggi invece è di un bluesman americano, uno dei miei preferiti in assoluto. Sapete, io vado pazzo per il blues, per tutte le sue sfaccettature. Lui è veramente uno che ha avuto il blues nel cuore, uno dei più grandi chitarristi del genere nella storia, ossia Johnny Winter, mitico, eccezionale, scomparso da 5-6 anni, l'albino del rock, del blues, lui eccezionale davvero, grande chitarrista. Questo album si intitola Live Johnny Winter Hand, è stato il suo primo album live, pubblicato nel 1971 durante il tour di supporto di Johnny Winter Hand, che era appunto il suo album in studio uscito l'anno precedente. Contiene registrazioni live da concerti a New York e in Florida, e praticamente sono tutte cover, a parte il suo brano Mean Town Blues. Le altre sono tutte cover: Good Morning Little School Girl, Jumping Jack Flash dei Rolling Stones, poi un medley di che mescolava poi Jerry Lee Lewis di rock and roll un po' più classico, Johnny B. Good, l'abbiamo già visto, adesso non mi ricordo più su quale album precedentemente, Johnny B. Good si fa sempre, insomma lui era veramente tanto tanto blues, tanto rock and roll, grande carriera, grande musicista, e appunto qua questa è la set list di Live Johnny Winter Hand 1971, grandissimo disco dal vivo. Vi saluto ragazzi, Johnny Winter, i Police, e noi ci vediamo alla prossima puntata Responsabilità Vinile. Un abbraccio, state a casa come sempre, ciao.